Ciao, non so com'è il tuo rapporto con l'attività fisica. Il mio è stretto stretto, cioè non mi immagino di iniziare la giornata senza almeno allenarmi un po'. Talvolta davvero sono solo 7 minuti perché siamo impegnati o altro. Talvolta, cioè spessissimo, sono 20 e mi sono sempre allenata anche quando avevo le figlie piccole o altro, anche se dovevo viaggiare e partire, prendere il treno o l'aereo presto la mattina, io alla mattina la giornata la inizio così. Per me è un po' come lavarsi i denti, totalmente, assolutamente indispensabile. Poi lo sappiamo effettivamente quanti benefici ci dà dal punto di vista ormonale, fisiologico, di autostima, di percezione di noi e anche di tutto il mondo circostante. Ma oggi parleremo con qualcuno che è esperto in questo mondo, che ci guiderà, ci svelerà e ci racconterà molto, molto di più di quello che possa fare io. Di chi sto parlando? Ma sto parlando di Francesco Zandri! Ciao! Ciao Anita, come stai? Ben arrivato, grazie di aver accolto la mia richiesta. Anche perché tu sei mio riferimento nell'allenamento, perché si pensa e si crede che basta scaricare qualche app, fare un po' di esercizi senza considerare tutti i vari aspetti dal punto di vista costituzione, l'età, modalità, l'ambiente, l'alimentazione e la mente. Conta? È importante allenare anche lei o basta solo fare gli esercizi muscolari? Ma intanto grazie di avermi invitato a questa chiacchierata. Partiamo subito con una che è forse la mia caratteristica maggiore, cioè quella di poter sviluppare e allenare soprattutto la mente prima del corpo. Perché? Perché secondo me è fondamentale avere una mente ben preparata, ben allenata, per poi mettersi sotto un carico di pesi importanti. Perché se non sei ben determinato con la testa, poi non riesci ad andare ad allenarti bene e rischi anche dei seri infortuni. La mente è fondamentale, perché il muscolo può essere pronto quanto vuoi, ma se la mente non lo sopporta, poi questo non va bene, non succede, È poco succede che rischi puntuale, di farti male. diciamo. Senti, Francesco, finalmente tra qualche giorno si riaprono le palestre. Ma tu come hai affrontato questo periodo così provante, così sfidante e anche sotto certi aspetti ingiusto? Perché tante realtà si sono aperte e non le palestre dove tendenzialmente c'è molta accortezza all'igiene, all'attenzione, alla distanza, perché ovviamente non si può allenare in assembramento. Tu come l'hai gestita, come l'hai affrontata? Beh, è sicuramente stato un periodo, per quanto riguarda la parte sportiva, piuttosto difficile da affrontare, perché comunque sia ci si deve anche inventare e riadattare con quello che si ha a portata di mano. Essendo le palestre chiuse, non sempre si ha la possibilità di poter avere degli attrezzi adatti per l'attività che svolgo anche io. Tuttavia, penso che, vabbè, questo è il mio pensiero che ho da sempre su quanto riguarda il Covid, è che prima del virus, prima della malattia in sé, secondo me questo virus ha portato a un problema ben più grande, cioè quello del distanziamento tra le persone. E mantenere le persone dentro casa permette di abbassare molto questa energia mentale che ti dicevo che serve proprio per la palestra. Come l'hai affrontato? Come l'hai superato? Come l'hai gestita questa distanza, modalità totalmente diversa da ciò che tu eri abituato e tutti noi anche? Certo. Che tecniche hai utilizzato? La prima, quella di non farmi sopraffare da messaggi negativi, quali possono essere i media, i telegiornali, quant'altro, e quindi non ho ascoltato molto il solito ripetere che il Covid fa male, che il Covid è un virus pericoloso, contagioso e quant'altro. In secondo luogo, avendo più tempo per me, mi sono dedicato di più a passeggiate anche sia al mare, ma anche proprio a contatto con la natura,
quanto piuttosto inventarmi proprio dei pesi dentro casa. Mi sono dovuto attrezzare con una piccola impalcatura da muratore per riuscire a creare un attrezzo per fare panca, squat e altri esercizi vari. Insomma, è stato da una parte ricreativo, dall'altra un pochettino difficile, soprattutto all'inizio. Senti, se, visto che c'è questa apertura e se tu avessi il modo di avere a disposizione un gigantesco cartellone sul quale qualunque cosa venisse scritta verrebbe subito accolta, compresa e attuata e arriva a chiunque, dovunque, comunque, cosa ci sarebbe scritto? Ma ci sarebbe scritto di non permettere a nessuno di dirti quello che puoi fare o non fare, di non permettere a nessuno di dirti che quello che stai sognando non può essere realizzato. Perché quello che hai nel cuore, se è tuo, se è un vero tuo obiettivo, ci arriva, arriva sempre. Quindi determinazione, focus e ascolto della propria Nel cuore, magnificenza, sempre. giusto? Sì, giusto. Sentimi, tu sei un coach, quindi alleni, poi io so quanto tu riesci a unire la dolcezza, bellezza, profondità, spessore e materialità. È veramente un'alchimia di una sottile maestria, fa pure rima e sono molto felice di conoscerti come tutti quelli che ci affidiamo a te. Ti chiedo, dal tuo punto di vista, quali sono le attitudini, abitudini o altre peculiarità che sono davvero indispensabili per realizzare un risultato concreto, sia personale, sia professionale oppure sentimentale? In parte l'abbiamo risposto, accennato già dalla domanda prima. Sicuramente la determinazione a perseguire un obiettivo, quello credo che sia la base principale. In secondo luogo, legato molto a quella determinazione, credo che ci sia la costanza nel ripetere determinate azioni anche nei momenti in cui si è un po' in difficoltà, un po' giù anche mentalmente, ed è quello che io prima mi riferivo a dire: la mente deve essere allenata prima del corpo. Poi un'altra caratteristica importante, se non addirittura fondamentale, è quella di porsi un obiettivo finale, ma anche quello di saperlo frazionare in piccoli step per riuscire a capire dopo pochi mesi magari se la direzione è quella giusta, oppure è meglio fermarsi un attimo e rivedere un pochettino la direzione, la strada da percorrere. Senti, i libri, i video, i corsi, quanto sono importanti, utili e che impatto hanno avuto sulla tua vita? Beh, sono sicuramente molto importanti. Partiamo dal fatto che non sono un abile lettore e non amo moltissimo leggere, perché poi magari mi fermo, mi soffermo troppo su determinate parole, torno indietro, quindi la mia lettura è un pochettino rallentata. Però in questo mi è venuto molto in aiuto il discorso degli audiolibri, quindi sono sempre favorevole al discorso di video e dei libri, sicuramente, e hanno avuto e hanno tuttora un impatto molto importante su quello che è la mia crescita professionale e personale. E nonostante questa debolezza, diciamo, della lettura, che secondo me più che debolezza è una forza, perché uno che legge, sottolinea, ritorna, rivede, lo trovo una peculiarità molto, molto utile e funzionale. Tu doni libri e se sì, quale è quello che hai più donato più spesso? Donare no, prestare sì, e ovviamente presto libri che piacciono a me, che leggo anche io, che sono libri motivazionali, libri di biografie, di storie di successo, ma anche libri piuttosto corti, però con una morale molto, molto forte e soprattutto molto riflessivi. Potrebbe essere l'esempio del milionario di Mark Fisher, oppure piuttosto che l'alchimista di Coelho, o il piccolo principe,
libri con storie inventate, ma che comunque sia ti trascinano, mi hanno trascinato dentro nelle loro storie e mi ci sono rivisto molto. Allora, visto che le persone si identificano molto in me, gli do anche la mia fonte, una delle mie fonti. Oppure posso, in base a quello che è il nostro percorso, posso consigliare libri come Pensa, arricchisci te stesso, di Napoleon Hill, oppure Padre ricco, padre povero, che sono di crescita personale molto, molto impattanti. Parliamo di leggerezza, parliamo di investimenti. Ti sei dovuto attrezzare a casa, ma per questi attrezzi o altro, una spesa, un investimento al di sotto di 100 euro negli ultimi 6 mesi. A cosa è stato destinato? Sai, questo è difficile, sai? Non è semplice a rispondere, perché 100 euro purtroppo non è che si compra tante cose, soprattutto impattanti, oggigiorno. Però, se proprio devo dire, probabilmente sono state le cuffiette per il telefonino. All'inizio le ho comprate non per devastare o stravolgere la mia vita, ma solo semplicemente per ascoltare della musica mentre lavoravo, mentre mi allenavo. Ma siccome che niente a caso, di lì a poco ho conosciuto il mondo degli audiolibri e ogni volta che mi ascolto un libro, anche se non interamente, ne esco completamente una persona nuova, diversa. Sicuramente sì, le cuffiette sono state un acquisto davvero impattante nell'ultimo periodo. Sai che recentemente ho visto un favoloso dispositivo che tu indossi e puoi ascoltare la musica in modalità diversa e non solo dal modo auditivo. Sono curiosa poi nell'allenamento che effetti possa avere, ma ne parleremo meglio. Ti chiedo invece, investimenti più corposi, più importanti, perché è vero, 100 euro sono tanto se sei oculato, ma non puoi immaginare di comprare qualcosa di impattante investimento. Certo. Parlando di più di 100 euro, o forse non di denaro, ma in qualcos'altro, il miglior investimento che tu abbia fatto? Beh, a livello personale sicuramente i corsi di formazione. Corsi di formazione che possono essere sia sulla crescita personale di PNL, quanto piuttosto corsi proprio tecnici sul mondo del fitness e della palestra, sicuramente. Beh, qui mi sovviene di dirti grazie di aver acquistato anche me. Mia professionalità, me detta così, può essere interpretato diversamente. Invece, sono importanti i fallimenti o esperienze dolorose nell'accrescere la nostra consapevolezza, nel migliorarci, nel trasformarci nel meglio di noi? Certo che sì, purtroppo le esperienze dolorose sono quelle che ti segnano di più a livello emotivo e quindi sono quelle che ti insegnano tante cose, sì. Io ti vuoi condividere qualche tua esperienza che apparentemente sembrava uno sfacelo assoluto, in realtà è stato un trampolino verso un successo? Sì, guarda, la prima che mi viene in mente forse non è un fallimento, ma quanto piuttosto una scelta che ho fatto in giovane età, forse in modo piuttosto cuor leggero, e mi riferisco alla mia separazione. Se da una parte questa mi ha portato a una vita sentimentale più soddisfacente, comunque sia dall'altra parte, soprattutto nel tempo, mi ha insegnato tante cose. In primis sento dentro di me una vocina che mi fa notare i particolari che prima non notavo. Mi riferisco, per dire, a quando trascorrevo dei periodi, dei weekend interi dopo la separazione con mia figlia e poi la dovevo portare a casa sua a dormire e lasciarla andare a casa, mi si stringe il cuore, mi struggeva dentro, c'era qualcosa che non andava e questo mi faceva riflettere molto anche sul fatto che queste sensazioni, queste cose mi erano state già fatte notare prima della mia separazione dai miei genitori con delle raccomandazioni, delle attenzioni su quello che poteva essere
è che io non gli ho dato tanto peso, dato la mia giovane età, dato l'istinto, dato tutto quello che ci poteva essere in quel momento. Ma dall'altra parte questa cosa qua mi ha fatto ritrovare una gran famiglia molto unita che mi ha sempre sostenuto anche se non condivideva le mie scelte, mi ha fatto trovare consapevolezza nell'amore che ho nei miei genitori e di tutto quello che mi dicono che devo ponderarlo meglio, perché me lo dicono con l'esperienza e con l'amore e soprattutto mi fa benedire ogni giornata che vivo per avere ancora la possibilità di avere i miei due genitori accanto. Questo mi ha cambiato molto la vita, ma in sé per sé posso dire che la separazione in tutto per tutto la posso riassumere come uno spartiacque, come un solco tra il giovane ragazzo che ero prima e il giovane uomo che sta nascendo e che sta comunque sia tirando fuori sempre di più il bambino interiore che ho dentro, che ognuno di noi penso che abbia il suo piccolo Peter Pan da coltivare e da tirare fuori. Molto molto importante, grazie di aver condiviso un'esperienza così intima e profonda, grazie. Senti, parliamo di errori del genere, cioè le donne, secondo te, quali sono i 3-4 errori che più frequentemente commettiamo? Più andiamo avanti nell'intervista, più le domande si fanno difficili. Profonde, sì. Grazie. Prego, ma partiamo dal fatto che, prima di tutto ti risponderò in base alla mia esperienza e alla cerchia di persone con cui vivo e mi rapporto soprattutto nell'ambito sportivo, ma anche proprio a livello personale. Non so se sia un errore, quanto piuttosto una caratteristica più presente nelle donne, secondo me, che è quella di avere poca autostima di se stesse. Già. Quella, secondo me, è la caratteristica dalla quale parto sempre, sia per motivare la persona, sia per fargli capire che persona è, che valori ha, soprattutto nelle donne. Le donne tendono sempre a sminuirsi e a donarsi totalmente all'altra persona, dimenticandosi che la prima persona da nutrire è se stessa. E già poi, qui hai detto uno che racchiude tutti gli altri, immagino. C'è altri che ci vuoi dire? Già così sono abbastanza impattata. Grazie caro, grazie. Dopo faccio il test sulla mia autostima. Ok. No, gli altri probabilmente sono sempre influenzati dal fatto che da questa prima caratteristica. Un altro potrebbe essere, che noto tantissimo, soprattutto dalla compagna che ho accanto, ma in tante altre donne, che è quello di pensare troppo alle conseguenze delle scelte che uno può fare, ma alle conseguenze sulle altre persone. Quindi, secondo me, si può sempre racchiudere sul fatto che hai poca autostima. Nel momento in cui tu pensi di fare una cosa giusta per te, allora anche gli altri la fa star bene. Ma se tu non hai questa autostima, poi pensi sempre alle conseguenze per come gestire tutto quello che viene dopo. Inizia a fare il primo passo, fai quello. Questo è vero, voglio dire che qui bisognerebbe discuterne con il nostro creatore, perché noi donne disponiamo anche di corpo calloso che separa i due lembi cerebrali molto più spesso, quindi contemporaneamente avvengono moltissime reazioni, impulsi, informazioni, ma questo credo dovuto anche al fatto che voi uomini nel passato dovevate essere estremamente rapidi, precisi, focalizzati e determinati, perché uscivate fuori dalla casa a procacciare per il nostro bene e se non capivate subito, distinguevate, si può dire così, ma noi l'abbiamo detto, se no abbiamo coniato un nuovo vocabolo. Il pericolo, l'amico, l'animale, saperlo anche catturare,
non saremmo sopravvissuti noi umani, mentre la donna in casa doveva gestire molte più cose, quindi questa è proprio la peculiarità. Voglio credere che abbiamo scelto in quale sesso incarnarci proprio per vivere al massimo le debolezze e le peculiarità forse del ciascun sesso. Senti, ma gli uomini per caso commettete qualche errore oppure no, ogni tanto, forse mai? No, noi mai, mai, mai. Ah, ok, allora andiamo avanti con la prossima No, abbiamo capito in questo istante qualcosa. Come, okay. Cosa vogliamo nascere nella prossima vita? No, adesso parte le battute, penso che al contrario della donna che ha poca autostima, spesso l'uomo si sopravvaluta facilmente e questo porta come conseguenza una triste procrastinazione nel rimandare tutto al domani. Secondo me, e me per primo, spesso questa situazione viene data dal fatto che un uomo non vuole mettersi alla prova per non scoprire qual è il suo vero limite e allora lo rimandiamo al domani. Credo che... Grazie per questa informazione che l'hai detto sorridendo con leggerezza, in realtà è molto molto profonda, è anche un qualcosa che se noi donne non sappiamo comprendere, accogliere e sostenere motivando, facendo muovere le chiappuzze e in questo caso non quelle muscolari, può diventare una fonte di tanti tanti disagi che si ripercuotono, come dicevi tu, sia sulla vita dell'uomo ma anche sulla donna, che adesso parlo proprio anche non solo di genere uomo-donna nella coppia ma anche chi è accanto. Io da un lato sono affascinata ma veramente affascinata dal talvolta come l'uomo si sopravvaluta e non vedere le conseguenze. Ecco, qui in questo caso la donna che pensa alle conseguenze è utile. Talvolta però parliamo di Dunning-Kruger e lì ci cascano anche le donne, ma è un'altra storia, un'altra cosa. Cosa potrebbero fare? Tu come ovvi a questa peculiarità? Perché una volta che ne sei consapevoli cerchi anche le soluzioni, poi tu sei veramente un eccellente problem solver e in realtà sei anche forte idea creator, quindi non crei delle idee importanti che fanno sì che non arrivi neanche a dover risolvere problemi perché neanche li hai creati, ma nelle volte che ti ho visto riceverli, talvolta proprio da mano rovescio continuo, le sai risolvere con una pacatezza, con una stabilità, con un'amorevolezza davvero rara. E quindi tu come hai ovviato a questa peculiarità maschile di sopravvalutazione di sé o di strumenti attorno a sé? Ma mi sono attorniato di donne fondamentalmente che mi aiutano a pensare, a ricevere e a capire che è momento di muoversi oggi piuttosto che domani, perché la donna su questo è maestra. Dall'altra parte il troppo pensare della donna crea in me dei pensieri che appunto mi portano a creare delle soluzioni. Diciamo che bisogna riuscire a coesistere e a unirsi uno con l'altro. D'altronde uomo e donna sono due mondi totalmente diversi, completamente. Abbiamo solo due gambe, due braccia, una testa uguali apparentemente esteticamente, ma siamo due mondi totalmente opposti, quindi vanno uniti uno con l'altro. Bene, la danza del Yin e Yang, come sì, si può dire, un po' giorno e notte. Senti, i tuoi mentori, guide, maestri, coach, chi sono? A questo punto sono più donne, sono più uomini? Svelaci. Ma mentori, coach... A me piace molto guardare film motivazionali, storie di successo e quant'altro, quindi veri e propri mentori non ne ho. Diciamo che da ogni situazione, da ogni storia di successo cerco di prendere una frase, uno stimolo, qualcosa che mi possa essere adatto per stimolarmi e progredire. Quindi
se devo farti un nome di preciso di un mentore, non me ne viene in mente più di tanto. Per quanto riguarda le guide, qui sarò alternativo rispetto alle risposte che ti puoi aspettare, perché secondo me le mie due guide più forti, più impattanti e più vere sono i miei due animali pelosi, perché ho un cane e un gatto fantastici. Il cane riesce a insegnarmi come si arriva al cuore delle persone senza dover parlare, con uno sguardo, con un gesto, con un'azione, piuttosto che un bla bla e poi fai tutt'altro. Arriva diretto con le azioni. Il gatto, perché, vabbè, nella sua costanza di chiedermi sempre da mangiare continuamente, sa bene che non gli arriverà da mangiare se non a determinate ore, ma lo chiede sempre, se ne, non se ne cura del no che gli arriverà, ma continua a chiedere. E questo nella vita di tutti i giorni mi aiuta molto, perché se ci si ferma al primo no, al secondo no, poi si molla. E questa cosa mi è servita molto anche ad allenare la mente, per tornare al discorso di prima. È fantastico come la determinazione, la costanza che il mio gatto mette nel richiedere da mangiare, pur sapendo che comunque sì, non gli arriverà in quel momento. Queste sono le mie due guide che ogni tanto mi soffermo di dire: guarda questi due animaletti come mi devono insegnare la vita. Però, Grazie, ah, grazie, prego. grazie. Tra l'altro parli con una che dichiara da sempre che è stata privata dei genitori, ma ha avuto comunque genitori tra gli animali e i libri. Poi ci sono state persone che si sono prese cura di me, bene, male, al meglio perfetto per farmi arrivare dove sono, ma gli animali e i libri sono i miei pilastri di educazione, di ispirazione e di motivazione. Quindi grazie, grazie, grazie di questa chicca che tantissimi che ci stanno ascoltando concordano, esultano sicuramente. Bene, bene, bene. Sono contento che condividi e che possano anche le persone che ascoltano condividere questa mia stranezza, passami il termine, tra virgolette. Per quanto riguarda i coach, beh, qui non posso che fare il tuo nome, unico nome. Tu sei stata la persona che per prima e forse in assoluto è riuscita a stravolgere la mia vita, a stravolgere i miei principi, a farmi capire chi sono e qual è la mia strada. Di questo te ne sarò sempre grato. E ogni volta che ne parlo, che lo racconto, che te lo ripeto, mi emoziono sempre. Quindi come coach, indubbiamente Anita è la numero uno. Ma non perché stiamo facendo l'intervista con te. Grazie, grazie. Io profondamente emozionata e soprattutto onorata e grata. Davvero, grazie, grazie, grazie ancora Francesco di avermi scelta e grazie ai nostri amici Irene e Fabrizio che hanno fatto sì che tu scegliessi me. Sì. Poi Sentimi, parliamo vorrei un attimo di chiudere il cerchio, perché mentre parlavo, che mentre cercavo le risposte, mi è venuto proprio adesso in mente che probabilmente c'è una persona che racchiude tutte queste figure in sé. Ed è un piccolo monello di 8 anni che è mio figlio. Ah, oh, che salutiamo, mandiamo tanti baci. Perché in lui e attraverso lui io mi ritrovo spesso e volentieri a doverlo educare, a crescere, a motivare, ma non so spiegarlo bene, ma è come se fosse una sorta di specchio, una specie di eco che mentre io parlo per lui, per dare un messaggio a lui, questo messaggio in realtà è per me. Quindi è una guida, è un coach anche per me, perché ha una capacità, una sensibilità di capire quello che serve anche me fuori dal comune. Ti fa cadere delle situazioni o le tira proprio fuori dal nulla con delle domande che dico: ma da dove le tiri fuori? Che poi portano, prima di rispondere, se rispondi superficialmente, ok, ma se rispondi attentamente per fargli arrivare un messaggio,
mentre glielo faccio arrivare, nella mia testa rimbomba qualcosa per dire: questo messaggio è anche per te, fallo tuo. Quindi credo che la guida numero uno, il coach numero uno, tutto quanto sia racchiuso in quel piccolo personaggio di mio figlio di 8 anni, così piccolino ma così potente che può arrivare da tutte le parti. Amore, che bello, grazie anche di questa condivisione magnifica, e anche qui mi trovi totalmente in sincrono, perché io dico spesso a mie figlie, che hanno ormai 29-28 anni, che io gli ho donato la vita grazie anche a suo papà, al loro papà, ma sono loro che hanno cresciuto me, ed è assolutamente così. Ah, quante emozioni, Francesco! Wow, grazie, grazie, grazie. Tu sai sì, allenare anche la nostra anima, cuore, oltre che i muscoli e il corpo. Grazie di questo. Senti, parliamo anche di suggerimenti. Che persone ci danno? Hai prima parlato dei tuoi genitori, con estrema amorevolezza, poi per me è emozionante ascoltare, perché in questa esistenza, questa esperienza, mai la vivrò, vedrò. E quindi è sempre emozionante, un po' nutriente. Ci sono state molte persone nella tua vita che ovviamente hanno avuto un impatto o che si sono prese la libertà di averne. Il peggiore suggerimento che tu hai ricevuto, che al momento ci hai creduto che fosse utile, ma poi hai scoperto che proprio grazie no. Non saprei dire di aver avuto un suggerimento che si è rivelato peggiore, perché secondo me noi prendiamo e facciamo nostra solo le cose che ci servono in un momento ben preciso della nostra vita. Quindi inconsciamente scegliamo solo i suggerimenti che a noi fanno bene per la nostra crescita. Quindi qualsiasi suggerimento mi sia potuto essere stato dato, non lo reputo peggiore, non lo reputo negativo, perché comunque sia fatto parte della mia crescita. Quanta saggezza, quanta consapevolezza. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te. Senti, invece, suggerimenti che ti hanno fatto svoltare. Beh, in parte ti ho risposto prima, non essendoci suggerimenti peggiori, non credo neanche che ce ne siano di migliori. Perché? Perché nel momento in cui sono suggerimenti che io attuo nella mia vita, probabilmente è il migliore che uno mi possa dare. Se proprio devo dirtene uno, è forse quello che io do agli altri come suggerimento, cioè quello di nutrirsi di storie di successo, di persone che ce l'hanno fatta, ma non tanto dall'imprenditore al campione che è arrivato in Serie A o in Nazionale, che ha sfondato delle parti, ma quanto la persona di successo della porta accanto, quello che ha la storia comune come la tua, quella che non aveva i soldi per pagarsi le bollette, che poi si è ritirato su e si è creato il suo benessere e il suo successo. Da quelle persone devi prendere sempre tanto spunto, perché comunque sia il successo viene, secondo me, sempre dietro ai primi fallimenti. Già, proprio così. Sentimi, parliamo dei tuoi talenti. Wow. Quali sono i tre principali per i quali ogni giorno ringrazi, quali ti fanno esaltare, esultare? Quante altre domande così difficili si sono? So che non ami parlare di te, perché ancora c'è la modestia che è sempre benvenuta, ma c'è tanta, 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 tanta umiltà, e però bisogna talvolta diminuire la modestia, aumentare l'umiltà e comunicare a sé e poi anche agli altri i propri talenti, non tanto per dire oh bravo, capace, ma per responsabilizzarsi. Che nel momento che li dichiariamo vuol dire che li siamo pronti anche a porgerli, a comunicarli, a confezionarli affinché possiamo essere utili nel bello e nel bene. Tu ne hai tanti, hai già un importante impatto nel bello e nel bene nelle persone, nella vita delle persone,
ma siamo solo all'inizio comunque, diciamoci la verità. Pertanto mi aspetto che tu, come quando dici Anita, esegui così, così, cosà, cosù, adesso tu mi dica con altrettanta determinazione e consapevolezza i miei talenti sono 1, 2, 3. Finalmente posso un po' vendicarmi. Sì, qua mi stai seriamente mettendo in difficoltà, perché io non amo parlare molto di me, per quanto sono molto aperto, molto eccentrico, tutto quanto, in realtà su queste cose sono piuttosto riservato, e spesso e volentieri attribuirmi delle qualità, come hai detto te, mi sembra di peccare di modestia, di non essere modesto, e quindi non ci ho mai pensato, ma Francesco, adesso io farò con te quello che fai tu con me, Anita, no parole, fatti. Okay. Va bene. Allora, iniziamo, facciamo 20 sessioni, no, una. No, non ho detto ripetizioni, ho detto sessioni con 300 ripetizioni. No, Francesco. Sì, Anita, puoi farcela. Quindi, prego. Va bene. Allora, una caratteristica, un talento che non so se sia un talento, ma una caratteristica che mi sento mia è sicuramente quella di essere generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri. Chiunque mi conosce sa che a qualsiasi ora del giorno e della notte mi può chiamare e sa che mi troverà sempre pronto per correre in aiuto, quello sicuro. Un'altra caratteristica che mi attribuiscono, che non tutti me lo dicono, quindi a questo punto me la faccio mia, è quella di essere molto impattante quando parlo, quando arrivo a livello emozionale, quant'altro, e che so coinvolgere le persone. Questo mi gratifica molto, perché nel mio lavoro è fondamentale riuscire a entrare nella mente dell'altra persona, ad arrivare a fare leva su quello che sono i propri limiti e superarli. Quindi l'essere impattante mi aiuta molto in questo. E poi credo di essere anche, non credo, sono molto sensibile, riesco a percepire il tuo stato d'animo, le tue paure, le tue cose con molta facilità. Anche se tu non parli, io capisco quello che stai vivendo. Chiaramente dobbiamo essere sulla stessa lunghezza d'onda, sulla stessa vibrazione, quant'altro, però anche a distanza io percepisco quando una persona sta pensando a me e sta pensando di chiedermi aiuto e non lo fa. Quindi a livello energetico sono molto sensibile e riesco a percepire queste vibrazioni. Grazie di aver condiviso così spontaneamente e istantaneamente i tuoi talenti con noi. Sentimi, invece, hai qualche abitudine, rituale, davvero inconsueti? Non parlo di quello che è utile a chiunque, non parlo di diverso, davvero inconsueto. Ma sì, forse è un'abitudine che per me è una cosa normale. Pochi giorni fa un mio collega di lavoro, mentre scendevo dalla macchina, mi ha fatto notare che salutavo con un bacio sul volante la mia macchina e ci parlavo, disse: ma ti sei diventato matto? Effettivamente mi sono reso conto dopo un po' di fare una cosa che non tutti fanno o che forse faccio solo io, ma lo faccio quasi da sempre, per salutare e ringraziare il mezzo con cui mi ha portato a destinazione, che sia la macchina, che sia la moto, ancora di più. Ci parlo con loro e comunico con loro, perché per quanto materiali, anche loro secondo me hanno un'energia, hanno un'anima, tutta energia, tutta un'anima, no? Quindi parlo anche con loro e le saluto, le ringrazio e gli do l'arrivederci a poco dopo. Invece qualche slogan preferito che ti guida, che ti ispira, che ti tiene focalizzato? Lo slogan che mi piace di più è sicuramente quello che noi, io, tutti possiamo essere, fare o avere tutto ciò che desideriamo e pensiamo di essere. Questo è sicuramente
forte come pensiero, ma se lo rapportiamo alla vita di tutti i giorni, qualsiasi cosa noi vogliamo fare veramente con il cuore, con la pancia, poi arriva. E credo che questa sensazione, questo riuscire dappertutto avvenga soprattutto e meglio quando si è nell'armonia, nella vibrazione dell'amore, dove chi è innamorato credo che pensi che l'impossibile sia possibile, e allora dobbiamo lavorare sempre per stare su questa vibrazione molto alta. Non sto parlando di amore uomo-donna o proprio amore verso la vita, totale consapevolezza che c'è una legge attrazione, che c'è un qualcosa al di sopra di noi che se noi chiediamo poi viene realizzato, ma lo dobbiamo chiedere con il cuore, con la pancia, non con la mente. Grazie di queste linee guida ispiranti, e su quest'onda io ti voglio ringraziare dal profondo del cuore di questa intervista, che più che un'intervista è stato un narrare cose, ci hai portato degli strumenti, delle riflessioni, e ti ringrazio molto. E ti auguro che tu possa desiderare, chiedere, attrarre, manifestare il meglio del meglio del meglio di ciò che puoi pensare, e anche un po' di più. Grazie. Salutiamo tutti e alla prossima. Hai qualche ultimo aforisma, pensiero, augurio, frase da darci, donarci? Ma l'augurio è che sì, ce l'ho, è che tutti noi possiamo riuscire a cogliere, captare dalla vita, di tutti i giorni, le meraviglie di cui siamo attorniati, perché siamo veramente, se ci dedichiamo, soffermiamo su... ecco, l'augurio è soffermarci, trovare il tempo di soffermarci su anche le piccole cose per capire in quale moltitudine di abbondanza di ogni campo siamo circondati. Quindi auguro a tutti di poter trovare il proprio tempo per apprezzare, ammirare la vita, che è meravigliosa. Non sempre, io dico sempre che non sempre le benedizioni hanno una faccia bella, spesso e volentieri si nascondono sotto mentite spoglie, ma anche le difficoltà più dure, più difficili da affrontare, se si affronta col giusto atteggiamento, portano a una crescita e una svolta nella propria vita. Quindi, soprattutto in quei momenti, fermiamoci a guardare quante meraviglie la vita e la natura ci danno. Questo è l'augurio migliore. Cioè, c'è abbondanza da tutte le parti, prendiamola. Buonissima, grazie, ciao! Ciao!